sicura? E ci pensi bene, il guardiacaccia, Boris Jovanovic. Jovanovic. Boris Jovanovic, ecco. Non ha lasciato messaggi per dei cacciatori italiani. Se non è venuto qui, non ha lasciato messaggi, eh? Che cazzo ride questa? Non è che alle volte ritarda? Lui se dice viene, viene all'ora che ha detto. No, ma magari è venuto e se n'è riandato, perché noi ci siamo messi d'accordo per telefono, l'appuntamento ce lo siamo dati proprio qui stasera. Io non vedo Boris la settimana scorsa, non lo so. Senti, lascia stare, guarda, ci prendiamo una camera qua, lasciamo detto che siamo in albergo. Magari Boris arriva domani qua. Ma così ci perdiamo un giorno. E questa ti piace? È il tuo tipo, no? Come? Questo che fa? È il metodo scientifico, segnale uscite che dei numeri. Ma tu c'hai culo? Boh. Che prova, dai. Hai rispetto. Cazzo, vieni. Sì, sì, ho capito, è andato in città, ho capito. Sì, ma tuo padre quando torna? Ah. Sì, ma casa vostra dov'è? È proprio lì? Sulla strada, ho capito sulla strada, ma quale strada? Prima siamo tre. Perdono e ridono. Ma che ci sarà da ridere? Ma sta stare? Che ti importa? Lasciare ridere, no? Allora che dici? È meglio stare qui. Facciamo due passi, ogni tanto una puntatina. Come la vedi? A me va bene. Tanto della caccia non me ne può fregare di meno. Ma tu che ci fai qua? Chiedilo a mio fratello. Se non venivo anche stavolta, sai che me n'ha. Italiani? Italiani. Italiani mangia pasta di merda. Piacere, Paolo Treves. Io sono Milan. Lui è mio fratello mio. E lui? Mio fratello Milan. Però, un papà pieno di fantasia. Sì. Ha scoppato anche tua madre. Ah, Paolo, l'ho trovata, eh? Italiani succine! Prozzi! Che bello, no? Stronzo! Prozzi! Ma basta! Noi siamo qui e casa di Boris dovrebbe essere su per giù qui. Ho parlato con la figlia perché lui non c'è. Parla italiano? Sì, parla italiano, qui tanta gente parla italiano. Comunque non sapeva dirmi niente e non sapeva nemmeno quando tornava il padre. Mi passi quel bicchiere? E ti ho detto dove è andato? Ma no, no, poi ho capito pure che non gli andava nemmeno tanto di parlare. Senti, ma che facciamo allora, eh? Ma che dormiamo qui e magari domani mattina li chiamo? No. Certo, è una bella botta di strada. No, perché non vorrei che magari noi andiamo laggiù e quello domani mattina viene qui a prenderci. Forse ha capito male la data. Comunque, ormai qua non viene più. Anzi, è più facile che lo becchiamo a casa sua. E poi, tra l'altro, in questa zona ci dovrebbe essere una riserva, ma grossa, dove andava a caccia anche Tito. Andiamo.
andiamo. Non ho capito, ma qual è il problema? No, no, niente. Però l'altro giorno un collega della IAT mi ha detto che non dicono tutta la verità. Sì, insomma, la televisione non ci racconta veramente le cose come stanno, ecco. No, secondo me se usiamo la testa non ci succede niente. Poi cosa ci ha detto quella alla frontiera? Niema problema. Sentito che musica? È roba forte questa, eh? Caffè? Sì, grazie. Ma vuoi cambiare? No, non ce la faccio. Però parla così mi tieni sveglio. Grazie. Ti ho detto di parlare, parla. Parli sempre. Barzelletta? No. Allora, sei contento o no di essere venuto con noi? Ancora non lo so. Però mi piace guidare su queste strade. Oh, ma che cazzo è? Sembra una lavatrice. Ma come c'è finita qui? Sarà caduta da un camion. Dai, ma sei una mezza siga, dai, forza. Tira, beh, tira su. Dai. Bello scherzo del cazzo. Ma dove siamo qua? Boh. Allora, comandante, secondo te dove andiamo? Destra, sinistra? E come dove andiamo? Che domanda? Sinistra, verso le colline, no? Agli ordini.